Tra chi scalda i motori in vista delle semifinali e chi un posto tra le prime quattro d'Italia lo cerca, il weekend dei campionati di Serie A maschile e femminile promette scintille. Uomini, alla quinta giornata stagionale di pool playoff, da dire c'è tantissimo, soprattutto nella corsa al secondo posto dei tre gironi e quindi nella corsa ai pass verso la pool d'ammissione, quella in programma nel fine settimana del 1° maggio a Teramo e dalla quale verrà fuori il nome della quarta semifinalista. Tre sfide sotto i riflettori sabato, Pressano Trieste, Carpi Ambra e Albatro con Versano. E se il più 5 in classifica dei trentini sui giuliani nel girone A offre alla squadra di Dumnic una seconda chance anche in caso di sconfitta sabato, tutto è diverso nelle altre due partite. Due punti infatti dividono Carpi e Ambra, mentre Albatro e Conversano partono addirittura dallo stesso punteggio, appaiate a quota 12. Scontri diretti in piena regola, insomma, quelli che ci attendono. Tutte in casa poi le prime della classe, Bolzano Romagna e Fasano, che vincendo le rispettive sfide contro Bressanone, Dorica e Città Sant'Angelo andrebbero a riempire con una giornata d'anticipo 3 dei 4 posti disponibili nel tabellone delle semifinali scudetto. Sarà un sabato emozionante del quale seguiremo l'evolversi in tempo reale sul sito federalefgh.it con l'aggiornamento in tempo reale dai 6 campi della pool playoff. A proposito poi di semifinali e di playoff scudetto in Serie A femminile, l'ultima giornata della pool in calendario sempre per sabato farà solamente da antipasto alla fase clou della stagione. Classifica già definita e due sfide in calendario: Ferrara riceve Salerno, al Palatacca invece si gioca Cassano Magnago contro Conversano, aspettando appunto le semifinali per lo scudetto, il cui programma parte la settimana seguente nel weekend del 23 aprile con gara 1.